Ciao a tutti da Nuovo Globe, benvenuti ad una nuova lotto wifi di Pokémon XY. E questo sono sempre dei video che carico per quanto riguarda la Nessus League, questa scalata che fa parte di un gruppo di Facebook. E niente, questa è l'ottava medaglia e vedremo se questa prima selezione sono riuscito a passarla oppure no. E le regole sono semplici, c'è l'item clause, non un utilizzo di non leggendari, e si sa il team dall'avversario prima ancora della lotta. E niente, il team è molto particolare, non è, diciamo che non è, non, il mio avversario è forse più avvantaggiato, questo perché Galventula sicuramente vuole settare la rete vischiosa. Questo è un gran problema per il mio Garchomp, che diventerebbe più lento di un più uno Volcarona e più lento anche semplicemente di un Mega Pinsir. Inoltre ha tre Pokémon che cercano di boostarsi, quindi ha Scizor con Danza Spada, Pinsir sempre con Danza Spada e Volcarona con l'eldanza. Poi inoltre c'ha anche un Shuckle con inversione, probabilmente ci avrà anche Jettaguscio. E quindi sarà decisamente un problema questo team, questo è il mio avversario, sarà decisamente un problema. E niente, decido di iniziare con Rotom perché immaginavo che l'avversario iniziasse con Galventula e volevo subito che settasse le rocce, e io volevo subito togliermelo questo Pokémon di torno perché comunque è un po' veloce, volevo che al massimo settasse una sola vo volta le rocce e poi sacrificare Empoleon con Scacciabruma. L'avversario mi attacca, io prevedo Galventula e purtroppo mi fa brutto colpo. Io decido di spammare Idropopa per infliggergli più danno possibile, però mi fa brutto colpo. Questo sarà purtroppo fondamentale per tutta la partita perché io non ho un counter giusto per Mega Pinsir, assolutamente, e anche per Scizor. E decido di spammare Frana, semplice perché tutti i Pokémon hanno debolezza tranne Scizor, e decido di farlo utilizzare più spesso questo Pokémon. Ovviamente non ho possibilità, decido di ritirare il mio Garchomp, magari in campo Empoleon, a tutti tiro un colpo e utilizzare Boato. Non volevo che utilizzasse più Danza Spada del previsto, e non posso utilizzare logicamente Rotom perché i punti salute troppo bassi per colpa di quel stramaledetto brutto colpo. Purtroppo mi mette in campo Boato, l'unico Pokémon che non avrei mai voluto, che sarebbe Pinsir. Questo perché così ha facile, diciamo, possibilità di mega evolversi. Non volevo fargli settare il Danza Spada, quindi la prima cosa che decido di fare è semplicemente Boato, perché immaginavo che utilizzasse questa mossa e volevo togliermelo il prima possibile. Decido di ritirare Empoleon per sfruttarlo ancora una volta, non si sa mai, e rimando in campo di nuovo il mio Garchomp. Ho fatto delle predict molto buone per adesso e c'è abbastanza tensione. Lui prevede molto bene e evita di rischiare con Tuono entro forza. Io prevedo Scizor e utilizzo Fuoco Bomba anche per qualsiasi Pokémon che decidesse di tenere in campo. E tra l'altro riesco a fare il KO ottimo, ottimo. E quindi Scizor è andato. E almeno un Pokémon che sweepa non c'è più. Logicamente mette in campo Volcarona, purtroppo. E l'altra e l'unica mia scelta è quella di mettere in campo Empoleon e riutilizzare Boato. Non ci sono molte alternative. Sapevo di poter resistere a un colpo e dopodiché sacrificare Empoleon e infatti utilizzare Boato. Meno male che sono riuscito a sopravvivere con qualche punto salute. Ottimo stavolta questo switch perché Fortress mi dà molte chance. La prima chance è quella di mettere le rocce, così almeno l'avversario così è obbligato a utilizzare Rapigiro il più possibile. Inoltre tiene a bada parecchi Pokémon dallo switch e poi decide di utilizzare Idrovampata così per sfruttare Acquaiuto. Ma questo Fortress non utilizza Rapigiro e mi mette KO con Terremoto.
particolare, non me l'aspettavo ottimo per me, perché così l'avversario non può togliersi le rocce dal campo, e questo è fondamentale per, e sarà fondamentale per tutta la partita. Mando in campo Charizard, non ho molte alternative, non mi interessa del danno delle rocce, prima l'importante è togliere Fortress, scusate, per evitare di fargli utilizzare Rapigiro. E così con Eterelama spammo questa mossa, perché qualsiasi Pokémon sarebbe stato KO o KO da due Eterelama. Decido di sacrificare il mio Charizard perché non volevo fargli settare il Danza Spada, ma non riesco a capire come mai non decida di utilizzare Ritorno. Utilizza attacco rapido, e questo è stato... Non capisco la scelta che ha deciso di fare, perché tra l'altro riesco a sopravvivere perché attacco rapido fa circa un 45%, tra l'altro mi fa anche il danno massimo, quindi la sfortuna è stata quella, e allora tranquillamente decido di spammare fuoco bomba. Sono stato un po' scemo, devo dire la verità, perché potevo utilizzare Trespolo e approfittare di questo per ripristinare i miei punti salute, ma volevo velocizzare la lotta dopo questo, questa cosa che a dire la verità non mi aspettavo, perché non mi aspettavo attacco. Forse aveva colpo, forse invece che avere il ritorno aveva colpo e non voleva far sacrificare il Pokémon, non lo so. Comunque avevo un Gliscor e grazie alle rocce in campo alcun Pokémon non poteva ritirarsi. Metto in campo Volcarona e decido di non fargli fare le danza, e quindi di spammare privazione semplice, perché non volevo, e difatti come immaginavo o utilizzava Eledanza o avrebbe utilizzato Trespolo. E anche il secondo turno decide di utilizzare Trespolo, per mia fortuna non sono bruciato, per mia fortuna, e riutilizzo anche la seconda volta privazione, perché tanto avevo il mio Garchomp con lo Stola Scelta e Frana che avrebbe potuto fare un KO assicurato a questo Volcarona. E l'ultimo Pokémon rimasto è Galventula, e ci sono le rocce in campo, e è KO semplicemente dalle rocce. E non mi aspettavo una lotta così veloce, perché secondo me il mio avversario avrebbe potuto sfruttare molto più i suoi Pokémon nei miei confronti. E quindi sono riuscito anche a battere l'ottava medaglia, quindi a battere l'ottavo capo palestra. Tra l'altro l'avversario mi ha scritto che aveva tolto Rapigiro su Fortress, ed era per questo che non avevo utilizzato quella mossa, perché forse non si aspettava che il mio Empoleon avesse levito roccia, pensava che nessuno dei miei Pokémon tenesse quella mossa, forse, e allora aveva evitato probabilmente di mettere Rapigiro, e era forse questo il motivo. E è andato tutto bene, e vediamo un attimino cosa succederà invece dopo queste prime eliminatorie. Ciao a tutti da Novum Globe, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Novum Globe, ciao!